Ciao! Allora, innanzitutto ragazzi, è un po' che non ci sentiamo perché sono stata occupatissima, sto imparando un nuovo lavoro e ho tanti progetti per il futuro, quindi spero di realizzarli. E anche volevo augurarvi buon anno. Come avete visto, ho lavorato un po' col Blender e ho fatto alcuni piccoli esercizi dove sono riuscita a fare questi due pianeti che si scontrano. Però ho trovato anche dei siti molto interessanti per quello che riguarda imparare nuove skills, imparare nuove capacità. E a me piace molto software 3D Blender, come avete capito, allora ho comprato un corso perché i corsi sono un'offerta speciale su Udemy a solo 10 euro, quindi ho comprato un corso di 26 ore tipo. Udemy, io penso che un corso del genere in un'università popolare, dunque io ho fatto un corso di cieco, era tipo 20 ore così e è costato più di 100 euro, per cui cioè affrettatevi. E un'altra cosa che avevo visto di sfuggita, ma molti lo consigliano, è Skillshare. Mi sembra che sia molto interessante sempre imparare nuove cose e anche io ho molte ambizioni per il futuro, per cui questo è molto interessante. Penso anche che non bisogna mai avere paura di imparare nuove cose. Per esempio, io potrei anche imparare il congiuntivo, ma sono pigra, non è che mi interessi molto. E so che verrò massacrata per questo mio errore, ma portate pazienza perché quando una persona parla tedesco tutto il giorno e poi quando può parla il ceco, parla in inglese al telefono e alcune volte parlo anche un po' di spagnolo. Adesso la nostra amica del tandem è malata, quindi non facciamo più tanto esercizio, il mio ragazzo, ma quello che volevo dirvi è che, ah sì, mi è sfuggita questa cosa, su Itoki, sul sito Itoki, c'è un altro tipo di challenge per quello che riguarda le lingue, un'altra sfida. Adesso non mi vengono più le parole in italiano, mi sto distraendo in un modo incredibile, quindi se vedete che non guardo proprio il video, il mio modo di concentrarmi è guardare in un'altra direzione. Capisco che possa sembrare maleducato, ma purtroppo io ho degli occhi di merda. Infatti, cioè, appena io sono minimamente arrabbiata, ma proprio un minimo, ho gli occhi del porca puttana. Quindi amplifico tutto purtroppo con i miei occhi. E infatti da piccola mi dicevano: "Ecco, tu non mi guardare in quel modo!" E io, cioè, a una persona gli viene da guardare per terra, no? E poi la reazione era: "Ma guardami negli occhi quando parlo! Minchia, ma che devo fare?" No? Reazioni di questo tipo. Quindi dicevo, prima di perdermi totalmente, che Itoki dà un'altra sfida di lingua. Il problema è che questi simpaticoni di Itoki mi devono due regali perché io ho fatto una sfida. Ah, ops, è caduta la cam. Scusate, io ho fatto una sfida. È caduto il telefonino. Io ho fatto una sfida, dicevo a giugno, e ho fatto un'altra sfida anche a novembre-dicembre. E ancora i regali non mi devono arrivare. Mi devono ancora arrivare tutti questi regali ed è fantastico perché ho scritto, mi sono lamentata, ma sembra che non arrivino. Diciamo che una scusante è questa, che Itoki dovrebbe essere dalle parti di Shanghai o della Cina, non mi ricordo più bene, e ci sono dei problemi alla frontiera per quello che riguarda la Cina e ci sono dei problemi con la posta. Però insomma, 6 mesi di ritardo mi sembrano che siano un po' troppi. Molte volte danno la colpa alla loro inesperienza, eccetera. Ma dovete solo spedire delle cose, Madonna. Comunque, vediamo un po'. Non so se la farò. Io mi sono iscritta a questa sfida perché tanto è gratuita. Al limite, perderò la sfida. Pazienza. Anche perché avrò un sacco di cose da fare esattamente come adesso. Con questo, credo di avervi detto tutto con i miei consigli. E vi volevo dire che probabilmente,
Spero il prima possibile avrò una sorpresa per voi, ci sarà una piccola sorpresa e spero che questo mi porterà un aumento del numero di iscritti, anche se sono una persona che, cioè, io non penso che soltanto perché ho pochi iscritti, cioè il mio valore come essere umano sia minore, assolutamente no. Cioè, qua, nonostante il fatto che io mi sia preso un dottorato, no? La gente quando non mi conosce in Italia ha l'abitudine di cercare di sotterrarmi, non capendo che non serve assolutamente a niente, assolutamente a niente. Divento un filino nervosa soltanto a pensare, ma questo che razza di verme è, no? Ma quello che una persona pensi di me è un suo punto di vista e io posso anche non essere d'accordo, per cui, cioè, gli insulti per il congiuntivo sbagliato, sì, posso anche prenderli in considerazione, avrei potuto fare di più dal punto di vista del congiuntivo, ma non mi interessa, non me ne frega una mazza. Gli insulti dal punto di vista, ah, tu nella vita ti sei presa tante batoste. Sì, mi sono presa tante batoste, ne ho anche restituite, no? Alcune perché bisogna far capire. L'unico modo per far capire a delle persone che hanno sbagliato è restituirgli la batosta, perché gli puoi dire a quel punto, ma questo sei tu, io ti ho ripresentato quello che sei tu, vedi tu che razza di merda sei. Seconda cosa è che, sì, è vero, mi sono presa un sacco di batoste, però sono ancora viva e ho realizzato molte cose che volevo realizzare, non tutte. Per cui io non ho problemi da questo punto di vista con me stessa. Se ho dei problemi è perché ho una sfiga enorme e che se c'è uno stronzo a 200 km, quello viene da me, sicuro. L'unico problema che ho è sulla mia sfiga, ma penso che andrò, non so, da un esorcista a farmela togliere. Detto questo, evitiamo gli insulti inutili. Intanto vi mando a fare in culo, ma proprio vi mando a fare in culo e vi blocco. Come ho detto a uno che rompeva il cazzo perché sono vendicativa e mi voleva fare lezioni di vita cristiana, che non è mai servito una mazza perché ho mandato tutti a fare in culo quelli che facevano così. Vi mando a cagare, gli ho proprio detto, ha fatto bene la tua ex a farti le corna perché sei un rompicoglioni, e poi l'ho bloccato. Quindi non si arriva a niente a far così. Sono un'anima dannata, non capisco le cose, sono proprio decoccio, capisco le robe tecniche, ma io la bigotteria, fare la donnina di casa proprio no. Gliel'ho detto al mio ragazzo: guarda, io posso fare anche due lavori, ma vaffanculo ai lavori di casa, vaffanculo ai lavori di casa. Sono una rottura di cazzo inutile ed è sono sempre la stessa cosa. Devi pulire sempre lo stesso cazzo di angolo che si riempie di polvere. Viva gli ingegneri che hanno realizzato i primi robotini per pulire la casa. Oh, almeno a qualcosa serviamo, cazzo. Viva l'indipendenza, viva la libertà. Ciao a tutti.